Ci troviamo in un luogo un po' insolito per un video di Arte a Modino, siamo un po' in mezzo ad un cantiere. Siamo a Calenzano, dove alcuni giorni fa Clet Abrams è stato chiamato dal comune per inaugurare questa nuova strada qui dietro a me. Ma perché chiamare proprio Clet Abrams? Perché tutti i cartelli della sede stradale sono stati fatti realizzare da lui, facendo di Calenzano il primo comune ad ufficializzare il lavoro dell'artista francese. Da alcuni anni l'interesse di Clet è focalizzato sulla realizzazione di interventi urbani, applicando degli adesivi sui cartelli della segnaletica stradale di numerose città italiane. I cartelli così, pur mantenendo la loro leggibilità, si sono trasformati in vere e proprie opere d'arte, ma naturalmente molti non la pensano affatto così. Ho sempre considerato i segnali stradali come un errore, come un'imposizione dall'alto, afferma Clet, come un messaggio nemmeno tanto subliminale del potere. E poi sono diventati davvero troppi. Questo è quello che pensa l'artista francese da anni ormai trapiantato a Firenze, che afferma inoltre: siamo sempre più invasi dalla segnaletica. Lo spazio urbano fornisce una quantità di messaggi basilari e unilaterali, certamente utili, ma per me senza personalità. Vorrei che all'unilateralità del messaggio venisse sostituito il concetto di reversibilità. Si aggiunge un nuovo significato alla prima, portando altri livelli di lettura. Al di là del giudizio critico sull'opera di Clet, che da anni divide l'opinione pubblica tra fan accaniti e detrattori, rimane aperta un'altra questione, quella cioè dell'imbrattamento della segnaletica stradale. In alcuni casi, questa accusa è costata all'artista francese anche multe piuttosto salate. Alcuni anni fa, a Pistoia, la sanzione sfiorò la cifra di 3.000 euro, oltre 2.000 euro per la multa in sé e 800 per il costo della rimozione degli adesivi. C'è da dire però che non sempre Clet ha avuto le istituzioni contro. Basti pensare all'installazione, promossa anche dal comune di Firenze, del grosso naso sulla porta San Niccolò nel 2012. Con la segnaletica stradale però non si scherza. Finora questa è stata un'attività solo tollerata e mai resa legale dai comuni nei quali sono stati modificati i cartelli. Stavolta invece è stato proprio il sindaco di Calenzano, Alessio Biagioli, a chiamare Clet per promuovere la nuova viabilità. Il primo cittadino esalta la fantasia di Clet e afferma che siano più pericolosi i cartelli pubblicitari, spesso messi accanto a quelli stradali, che possono confondere gli automobilisti. Non è dello stesso parere il comandante della Polizia Municipale di Calenzano, Maria Pia Pelagatti, che, interpellata sull'argomento, pur non volendo contraddire il sindaco, fa capire che il codice della strada non ammette deroghe e che quei cartelli, purtroppo, verranno probabilmente rimossi presto.